Ciao ragazzi e benvenuti con la prima parte della mia guida di Pokémon Nero randomizzata con una Nuzlocke Challenge sul canale dei PokéPlayers. Bene, detto questo facciamo nuovo gioco. Ops, fail. Cominciamo con un bel fail. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon, sono forse di Seraglia, ma so chi sei. Sì, purtroppo lagga, ma va bene. Sì, va bene. Stavolta ci facciamo la gatta, non come sempre quelli del Pokémon. Se la gatta prima sì. Dimmi come ti chiami, va bene il solito nome. Dai, ha già cominciato a partire. È migliorato un po' dall'inizio. Che appena bene, voglio proprio sapere i tre starter su come randomizzato. Andiamo. Estate. Ah. Game Freak presenta. Pokémon versione nera. Come vedete sto anche velocizzando perché già che lag. Ma sì, non lo velocizziamo perché se velocizza lagga di più. È già uscito. Parla! Cosa ci hai fatto? No! Cosa ci avrà mai fatto? Vabbè. Come, Ray, Jack, non vedo l'ora che il professore Soraya si arrivi. Bell non è ancora arrivato, tanto per cambiare il discorso, sì, va bene. Arriva Bell! Eccomi qua, scusate, ritardo, sì, va bene, per questo ritardo... No. Sì, va bene, non mi interessa, tanto penso che sapete tutti i discorsi. Due secondi che prima di produzione. Era male. Scusa ma non sono abituato con le già capito il mio primo regalo. Voglio proprio sapere tutto. Leggiamo il bigliettino. In questo pacco troverete tre pacchi diversi. Lettere uno della sua di gara, presto. L'ho letto troppo veloce, mi sa. Non lo farò mai più. Sì, sì, questo è un Tepig. Questo è uno Snivy. Gabite. Sinceramente non so chi prendere. Vai, no, devo un po' di gioco. Ma sì, dopo tutto cambia. Facciamo l'altro, dai. Sì. Sì, ma... Jack riceve l'altro. Bene, allora io sono risolto, ancora non so se va bene. No, va bene. Perché ha parlato in inglese? Va bene. Ha parlato in inglese prima, se non mi siete accorti, va bene.
strano sentire laggando. Che strano, vabbè. Velocità. Manda Golur! Scusa, ma non dovevo scegliere tra loro? Voglio vedere, si fa vedere la natura. Non mi ricordo, non è stato così, non posso giocare a Black. Sveglia Lampo, dai! Octozuka! E poi si chiedono perché la randomizer è... Vabbè, guarda che roba! Come evita l'attacco? Come vado con tempo Jack? Alleluia. Ciao Gol. Mamma mia, dicevo no, ho già perso la Nuzlocke. No, stavo per dirlo. Nuzlocke non sarebbe a livello 6. Ma che si è svantaggiato, cavolo. Impara già e trova spazio, ma dai. Doveva salire, doveva essere ancora a livello 5. Vabbè, io sono andato. No. Questo è per colpa del mio Octozuka, perché è come un bazooka. Oh, me ne va. Non lo farò mai più, lo giuro. Non lo farò mai più, lo giuro, lo giuro. Perdonatemi. Però, mi sembra una danza qui. Decide, you'll be my pony in the first Pokémon battle! Let's see, you can buy! Parla italiano, se ci riesci! Sì, lo chiamo, lo dice, non c'è, non? Ma dai, se c'è l'altro, mi sei avvantaggiato, non è male. Va bene, trova un po'. Come fa a essere? Non so che, va bene. Abbiamo vinto. No, non devi dire colore. No, non abbiamo. Ok, l'altro non sale a livello 7. Una madonna, come ho messo la parte speciale. Che natura che è questo speciale? Ora guardo la sua natura. Vabbè, abbiamo lottato bene. Ah, ha imparato a parlare l'italiano. No, devo abituarmi un po', scusate. Pokémon. Quieta. Ah, più attacco speciale, meno velocità. Va più che bene, eh. Pokémon si sveglia rapidamente dal sonno. No. Buona la natura di questo Lantern. Quanto siamo di registrazione? 8 minuti, andiamo ancora avanti. Sì, sto velocizzando. Ci dispiace per il casino fatto sopra. Abbastanza la quinta gen. Oltre che alcuni Pokémon fanno veramente pena. Però la storia, potete dire quello che volete, la storia è stata bellissima. La trama di Pokémon nero e bianco è stata una delle trame migliori di tutti i giochi Pokémon. Adesso vedremo perdere. Andiamo. Sono proprio curioso di vedere Pokémon. Ah, sole! Che bella l'estate! Che giorno è oggi? Il 2 giugno? Wow! Tra 16 giugno? Sì, c'è. Posso chiederti un favore? Vai sotto casa di bello, ok? Ok, ok! E se voi vi lamentate per il lag,
Però quando avete visto le display di The Poké Dark 97 di Nero 2 laggava ancora peggio, beh, fatevi curare allora. Perché l'ho fatto di ma ho ricevuto il Pokémon? Si è ricevuto un Golurk che mi stava per uccidere il mio Lantern e stavo già per perdere un annalzo. Ci vediamo al laboratorio. Sì, e ti brucerò vivo il tuo Golurk. Comunque, ottimo. La Game Freak insegna cose molto buone ai bambini. Se i tuoi genitori non ti lasciano fare i tuoi desideri, scappa di casa. Fantastico. Quindi, se i vostri genitori non lasciano fare le vostre cose, scappate via di casa. Va bene? Ok, adesso entriamo. Ah sì, qua devo dare il soprannome. Come lo chiamo? L'ho già un nome, mi va bene anche questo. Se ci sta o no. Ma sì, credo che ci sta, se non c'è il nome. No, non credo. Vediamo un po'. No! Sì che volevo dare il soprannome! Vabbè ragazzi, quando arriverò, come si chiama? Dal giudice onomastico gli darò il soprannome, non vi preoccupate. Io sono abituato a dare soprannomi solo perché ho sbagliato schiacciato Z al posto X. Sì, va bene. Il Pokédex. No, voglio proprio sapere il Pokémon che controlla il percorso. Per ora non fa ancora parte del... Vuole catturarlo perché non ho le Pokéball. Il Pokédex. Ah sì, voi rimanete live e completate il Pokédex della casa di Araglia. Mentre io vado. Oh! Dammi le scarpe da corsa! Vada, boh. Ah! Vabbè, lo da a tutti. Una te, Comor. Vabbè, andiamo avanti. Basta! E ora, fammi andare. Perfetto, con questa macchina andiamo a fare delle cose. Non me ne frega un cazzo. Sì, voi andate avanti, io per qualche motivo strano posso rimanere fermo. Anzi no, rimango fermo, non che lo faccio. Andiamo al percorso 1 a vedere il prossimo. Andiamo a vedere un Darkrai apparire. Ah, vedi, adesso la professora Araglia, secondo me per un errore, incontrerà un Patrat. Io vado avanti e incontrerò un Darkrai, tipo, tutto normale. Andiamo a vedere. Incontrerà Patrat? Infatti, incontrerà Patrat. Cincino! Che tra l'altro Cincino nelle lotte online con mille gambe è pazzo. Come mai ha 5 punti potenza di botta? Non voglio sapere. Catturalo! Per favore! Sì, va bene. Ora poco lo mabba! No, ragazzi, non sono mai arrivato. Pensavo che i Pokémon si trovano con la mano di me. Ok, io ti manterrò con me, ti darò cibo in cambio e ti entrerò nel mio squadro. Pensavo che facessero così da fare con i Pokémon. Voi? 1, 2, 3, catturato. Ovvio, perché la professora Araglia può catturare qualsiasi Pokémon al primo posto. Come ogni professore, del resto. Sì, grazie, lo so come... Ecco, grazie per le Pokéball, questo volevo, adesso voglio... Ah no, è vero, su Nero ti danno già qui. Qui il primo Pokémon che incontro potrebbe essere il Pokémon selvatico. Vediamo, sono proprio curioso di sapere il mio primo Pokémon.
Ora mi immagino un Magikarp, ci rimanda di Bip. Comunque, se mi incontro uno Shiny, ve lo dico già. Il Pokémon può essere catturato e anche se muore puoi tenertelo ancora nella squadra. Cioè, come quel Pokémon, come se fosse stato una guida normale. Un Pokémon di una guida normale. Sì, vabbè. Ciao. Allora, fino a 4:20. Io e Oshawa. Ah sì, certo. Fino a 2 secondi fa però avevi un Golurk, che? Vediamo il primo Pokémon. Sono Spiritomb! Yeah! Yeah, bitch, Spiritomb! A livello 2, ma io lo uccido con una la bolla! Non lo reggio, troppo attacco speciale. No, pure sì che lo reggio. Gli farei presa! Quanto poco l'ho? Io rischio, Uno, due, tre! Lo sapevo, io ero troppo bello! Si è bloccato il mondo, ecco qua. Lo sapevo io. Cosa va? Rossale. Guarda. Vabbè, io attacco con bolla. Speriamo che non muoia. Perché? Tutta colpa di Shadow, la maledizione di Shadow mi persegue. Shadow, se stai guardando questo video, vaffanculo. Vediamo qua, che Pokémon potrebbe capitare ancora? Non lo catturerò perché secondo le regole della Nuzlocke non posso, però sono proprio curioso di vedere i Pokémon. Sì, vabbè, non è che ho un repellente, è impossibile. Alleluia, dicevo, madonna, non fare niente, Un Nidorino, lol, tutto debole il mio, sempre a livello 2. Ma cosa diavolo? Qualcosa di epico! Vabbè, non la velocizzo perché sennò lagga, guarda adesso come va bene. Beh, mica tanto, un po' lag c'è ancora. Sì, ma a questo punto l'abbiamo velocizzato. Snivy! Io non lo chiamerei Snivy! Per me! Ciao, io sono la professoressa Ragnar. Vabbè, curo i Pokémon, cioè mi mostrano che cos'è il centro Pokémon e tutto il resto curo e finiremo la parte. Dorso sul track. Ah! Keep calm. Salve, siamo nel centro Pokémon. Se mi piace rivederci come le altre infermiere Joy, ti sparo una bella idrovampata in bocca. E quando imparerà anche un idropompa. È un idropompino. Grazie per la squadra. Arrivederci. Torna pure quando. Questa è la maledizione anche di Shadow. È tutta colpa sua. Ecco il PC dove mi depositerò tutti i Darkrai, Dialga e Giratina e Company che troverò per strada. Sì, qua il centro market. Vabbè, direi quando siamo arrivati.
prevedere. Se abbiamo già superato il quarto d'ora, mi fermo qui. Aspetta, no, c'è la cosa della piazza. Vabbè. Quanto siamo arrivati, scusa? 20 minuti, beh, direi che ci possiamo fermare qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale PokéPlayers, al mio canale che troverete in descrizione. E dopo questo ci vediamo al prossimo video o nel mio canale o nei PokéPlayers. Ciao!